Amici, ben ritrovati con una nuova puntata con Dario Capograsso, il nostro super allevatore di cani da pastore a Sarezzano in provincia di Alessandria, che ha un altro progetto che vi invitiamo a seguire, Marmano Abruzzese TV, dedicata alla razza che va sul web. Dario, mi stai rubando il mestiere. Ma non io, però quello è l'obiettivo. Allora, parliamo di un altro argomento di attualità. Ci scrivete in tanti segnalandoci, in particolar modo nel centro Italia e nel meridione. Noi vi parliamo dalla provincia di Alessandria, dal Piemonte. Ci segnalate la presenza di dal basso Piemonte. Ci segnalate la presenza di numerosi esemplari di pastore maremmano abruzzese nei canili. E allora gli haters, così come qualcuno chiama i critici del web, potrebbero puntare il dito contro gli allevamenti che fanno della riproduzione un'attività. Quindi facciamo chiarezza con Dario, innanzitutto distinguendo il canile e tutta la loro attività da quella allevatoriale, e poi rispondiamo al perché è utile per gli allevatori dedicati ai cani da pastore seguire una linea di riproduzione. Dario. Ma Jenny, guarda, mi ha fatto piacere, perché appunto questa domanda che mi hai fatto appunto quando mi hai chiamato dalla tua redazione in Alessandria è stata colta, e quindi poi alla fine diventerà il prologo di una serie di nuovi episodi che faremo assieme. Quindi sono molto contento di riprendere a collaborare direttamente in maniera più vera e verace con te, con la CIA di Alessandria. Niente, non mi hai colto assolutamente impreparato, nel senso che, ok, tu parli di haters, sì, probabilmente sono veramente haters. Diciamo che non ho mai avuto come dire il peso di dichiarazioni che magari fanno sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina YouTube, sul canale che appunto probabilmente state seguendo, che appunto è il canale della CIA di Alessandria o del pastore transumante, quindi su YouTube. Oppure una minoranza, però esatto. Comunque, sì, sono sicuramente una minoranza, però ecco, ci sta, e sicuramente i pareri di chi non approfondisce quegli argomenti di cui trattiamo possono essere più disparati, però no, la libertà e la democrazia del web pare che sia questa. E noi speriamo. Quindi noi non siamo, almeno io personalmente ho fatto, non so se questo tu lo sai, perché non ti ho detto, io ho fatto 3 anni di volontariato in canile. Dopo, quando facevo l'università, per cui fondamentalmente lungi da me essere contro le adozioni nei canini, anzi sono sicuramente a favore, e penso che un cane abbia il diritto e abbia probabilmente anche noi abbiamo il dovere morale, se possiamo farlo, se ci è concesso, di provare a come dire, dare una seconda chance a dei cani che per motivi vari, totalmente vari, no? Perché non tutti i cani canini hanno veramente la possibilità di avere una seconda chance, la maggior parte, quindi bisogna provare a darla. Quindi diciamo, io non sono minimamente contrario, anzi sono a favore dei canini e ringrazio, o meglio, a favore di chi lavora e si adopera affinché tanti cani in qualche maniera possano avere una seconda chance, anche se poi, vabbè, non argomentiamo, in alcuni casi si procede in maniera un po' secondo me superficiale anche nell'accalappiaggio di determinati cani, che però sono tutte situazioni in cui non andiamo ad entrarci. Anzi, a sostegno di questa tua dichiarazione, il tuo allevamento pastore transumante ha anche sostenuto la produzione televisiva di GRP Televisione, che appunto diffondeva una serie di puntate facendo appello e andando nei canili per proporre le adozioni, e noi abbiamo sostenuto questo progetto. Sì, vero, avevo dimenticato. Quindi normalmente quando possiamo, cioè è vero che l'ho fatto il personale sumante con allevamento, ma in realtà l'ho fatto io personalmente, quindi perché penso sia giusto, no? Dare comunque sia il proprio sostegno. Io vivo per i miei cani vivono per me, come dico sempre, e quindi sono grato alla specie canina per rendermi la vita più piacevole in generale. Però ecco, c'è sempre un però. Quindi perché succede questo? Purtroppo succede questo per vari motivi. Il ritorno del super predatore lupo ha portato, specialmente in centro Italia, una maggior presenza di cani a guardiania, che sono sì maremmani, ma maremmano vuol dire tutto e niente. Vuol dire tutto e niente, intanto per essere maremmano, quindi per avere un certificato di razza, un certificato appartenente a una razza e poterti chiamare maremmano abruzzese, devi avere un foglio di carta che si chiama banalmente pedigree. Non è consentito vendere cani senza pedigree, molto spesso abbiamo detto, però cosa vuol dire questo? Il pedigree non parla soltanto
soltanto della, come dire, dell'appartenenza a un'eventuale razza, ma c'è anche in qualche maniera una genealogia che viene in qualche maniera palesata in questo. Ora non parliamo di funzionalità sicuramente sul lavoro, ma parliamo semplicemente del fatto che il cane maremmano abruzzese è per fortuna o per sfortuna bianco, ed è un qualcosa che fondamentalmente si nota tanto e che lo differenzia da tanti altri animali. Il bianco è un carattere genetico a dominanza intermedia, e quindi in qualche maniera tra cane bianco e cane nero molto spesso, anche se non si direbbe, nascono cani bianchi o pezzati o principalmente bianchi, che magari trovandoli vagando in una campagna tu dici è un maremmano. In realtà magari quel cane di maremmano ha soltanto l'aspetto esteriore, ma ha in sé i geni di un cane da caccia con cui impropriamente una determinata femmina si è accoppiata, oppure di un altro cane. Quindi tendenzialmente ci sono delle commistioni di specie che quindi non danno una previsione nel comportamento di quel determinato cane. Quindi tendenzialmente si dice ci sono tanti maremmani in canile, ma non è detto che siano tanti maremmani in canile, ma magari sono cani simili maremmano. Cani simili maremmano vuol dire che hai poca previsione del comportamento di questo cane, e che quindi fondamentalmente tu non puoi usare un cane di questo tipo, che comunque non ha nemmeno, non lo sai, non lo puoi sapere, magari un cane vagante che è nato in uno stazzo agricolo ma poi non l'è più diventato, quindi non ha avuto il processo di imprinting che l'abbia potuto legare a un animale da proteggere. Per cui, come dire, è come un bambino non andato a scuola, quindi con delle competenze di lavoro, se appunto ipotizziamo che per lavorare c'è bisogno di un'educazione, quindi una formazione, molto molto carenti. Per cui quello che noi facciamo invece è allevare cani da lavoro, quindi noi alleviamo cani con determinate ovviamente con tante garanzie di carattere morfologico e caratteriale che in qualche maniera garantiscono quello che poi sarà l'adulto del futuro, quindi un cane affidabile, un cane funzionale, un cane con determinate caratteristiche che il canile, che il cane che prendi dal canile non può ovviamente offrire. Quindi questa distinzione penso che sia assolutamente doverosa, perché i cani in allevamento vengono allevati con determinate caratteristiche. Chi acquista un cane in allevamento sa che può contare sull'allevatore professionista che gli garantisce una serie infinita di fattori, sia di carattere sanitario, sia di carattere cognitivo del cane, sia di discendenza, che quindi in qualche maniera di prevedibilità su quello che è il fiore cane che andrà a sbocciare, e ovviamente anche sul tipo di interazione che avrà con noi. Perché purtroppo, ad esempio, il problema del canile, ora al nord, negli ultimi anni sono aumentate le adozioni tramite le staffette che arrivano dal sud, di cani che sono stati maremmani abruzzesi o finti tali o in qualche maniera o simili maremmani, che sono cani particolari e che sono affascinanti, sono belli, ma molto spesso ci sono state delle cattive adozioni. Perché le persone vedono soltanto il cane in quanto tale, per presi alla foga di liberarlo eventualmente dal canile, adottano cani che non sono gestibili in una situazione, come dire, easy e facile di un appartamento, come abbiamo visto nella puntata del maremmano in casa, no? Andate a rivedere il maremmano in casa, se cercate su YouTube o semplicemente googlate, trovate appunto la puntata sul canale della Cina. Nei commenti, lo scriviamo nei commenti. O lo scriviamo nei commenti, esatto, esatto, esatto. Per cui c'è tanta tanta differenza, quindi sono due facce della stessa medaglia, l'allevare maremmano abruzzesi o in qualche maniera accoglierli dal canile, che però sono molto molto diverse. Fatto chiaro questo aspetto, tu parli dell'allevamento che gestisci di cani da lavoro, però sono tante le famiglie che vengono a chiederti un cane di affezione. Assolutamente sì, no, ma appunto io mi occupo anche di cani da lavoro e parlo per quello, perché molto spesso mi è scritto ma i pastori dovrebbero prendere i cani del canile. Fondamentalmente niente di più sbagliato. Un cane preso dal canile, messo in un gregge di pecore, ovviamente i pastori o gli amanti di animali, perché ad oggi si parla di cane da pastore sulle pecore perché è un'idea tradizionale, ma i maremmani abruzzesi ad oggi lavorano su tantissime tipologie di animali, come dire, proteggono qualunque cosa, proteggono galline, proteggono conigli, proteggono cincillà senza toccarli, come dire, e non è facile trovare un cane che non torce un capello un cincillà, un pelo un cincillà. Io ho un allevamento che alleva cincillà e che ha un maremmano abruzzese a guardia dei cincillà, perché le volpi facevano veramente man bassa. Proteggono alpaca, animali dedicatissimi, cavalli, bovini, quindi ovviamente parliamo di produzioni molto delicate, produzioni particolari, quindi
tu non puoi pensare di prendere un cane al canile e sperare che ti protegga il tuo branchetto di daini selvatici, semplicemente perché quello che tu avrai è un cane spaventatissimo, messo in un contesto totalmente diverso da quello a cui lui è abituato. Quindi, come dire, la cosa probabilmente più semplice e meno dannosa che tu puoi aspettare potrebbe essere il cane ti scappa, e ovviamente poi ci sono incidenti, il cane andrà sicuramente non a stare meglio ma peggio, una riadozione, richiusura nelle sbarre, insomma parliamo di problemi seri. Ma potrebbe tranquillamente succedere che il cane ti sbrani gli animali che è dentro, perché ha magari, come dire, un istinto predatorio molto più alto data la sua provenienza genetica, o semplicemente dal fatto che lui possa essere eccitato da vedere animali che corrono nel, come dire, nel recinto. Quindi è sicuramente una cosa che non può esistere, sono situazioni totalmente diverse, non imbrecabili, sono proprio situazioni. E io invece come allevatore, 60%, forse 70%, do cani maremmano abruzzesi da compagnia. Quindi da compagnia vuol dire che sono i cani a famiglia, che noi in qualche maniera gestiamo in maniera professionale, acuta, cioè tantissime famiglie a tutto il mondo acquistano i nostri cani proprio per il loro equilibrio caratteriale e per loro riempire la vita delle persone davvero come un cane da compagnia. Poi fanno anche la guardia, però appunto parliamo di linee di sangue che sono in qualche maniera, allora, maremmano abruzzesi sono cani equilibri, quindi un cane mediamente equilibrato. Ci sono però dei cani, dei soggetti che sono assolutamente più dolci, più come dire, con una tempra un attimino più bassa, che quindi sicuramente per le famiglie sono molto più adatti, per i bambini. Abbiamo fatto tante puntate in cui i cani venivano abbracciati in maniera easy da qualunque bambino dell'asilo, per cui cioè, abbiamo veramente una sicurezza totale. Vedi, ricordi, qualche anno fa abbiamo una sicurezza totale, quindi la nostra professionalità è proprio su quello. Invece purtroppo tanto spesso nel canile, non è colpa sicuramente del cane nel canile, nessuno vuole puntare il dito nei confronti di nessuno, però parliamo di cose purtroppo differenti, quindi supportiamo i canili, lo facciamo perché è giusto che sia così. Ah, ecco, e poi ultima cosa, un altro aspetto per cui sempre il canile, perché appunto purtroppo in campagna per vari motivi non si attua una corretta sterilizzazione dei soggetti, quindi ci sono delle riproduzioni incontrollate. Ora, in passato diciamo una cosa dura, la diciamo uguale. Storicamente, cioè parliamo di 100 anni fa, insomma, ecco, andiamo indietro nel tempo perché vogliamo in qualche maniera credere nella credere che la crudeltà umana, ecco, la teniamo lontana, però comunque sia alcuni cuccioli venivano facilmente soppressi. Ora le nuove generazioni di pastori non fanno assolutamente questo, e quindi fondamentalmente una cucciolata può essere anche molto numerosa, anche 10 cuccioli, 12 cuccioli magari possono vivere, possono non morire, ma insomma tendenzialmente in ambiente pastorale viene fatto questo. E poi ci sono dei cani che in qualche maniera magari vengono non cippati, i cani dovrebbero tutti essere cippati a norma di legge, chi acquista un cane senza chip dovrebbe incorrere in sanzioni, molto spesso succede, ma fondamentalmente è nella piena illegalità. E i cani poi quindi a volte vanno via, a volte vengono adottati da persone non consapevoli di quello che in qualche maniera adottano, semplicemente magari il cane viene offerto gratuitamente, ma è un cane con caratteristiche sicuramente non garantite, cioè può andare bene ma può anche andare male, e se va male cosa succede? Il cane va in canile, e quello è il gran problema. Cioè la professionalità sta a chi riesce ad allevare i cani in maniera giusta, e come dire, noi siamo un allevamento un po' sartoriale, in qualche maniera ti confeziono il cane rispetto a quelle che sono le tue necessità, ed è così perché ogni cane ha una sua individualità, non sono cani, sono soggetti, sono individui. Quindi la soluzione potrebbe essere molto facile, sarebbe non castrare, non sterilizzare, perché i cani cambiano totalmente carattere, quindi non eliminare le ovaie e le femmine, semplicemente chiudere i tubi di Falloppio, o semplicemente fare la vasectomia al maschio senza castrarlo. Il cane rimane maschio, con tutti gli attributi che spaventa tanti eliminare, quindi il testosterone scorrerà nelle sue vene, ma semplicemente non sarà in grado di riprodursi, soltanto che sono interventi che non tutti i veterinari sono in grado di fare, e quindi diciamo che normalmente si decide per un intervento più
come dire, più invasivo e tanti clienti, tante persone non vogliono farlo. Quindi, ma le soluzioni ci sono, ci sarebbero sicuramente, quindi per ridurre la popolazione di cani vaganti che non sono maremmano abruzzesi, sono cani bianchi. Quindi ci teniamo a fare una corretta informazione, la super sintesi di questa puntata è sì alle adozioni nei canili, ma se cercate un carattere definito, funzionale al mondo del lavoro pastorale oppure per la gestione domestica, però con un individuo di cui saper prevedere le azioni, l'allevamento professionale fa il caso vostro. Nel salutarvi ricordiamo che se siete iscritti al nostro canale già le avrete viste queste puntate. Chi capita per caso qui per la prima volta, vi invitiamo quindi a seguire le playlist delle altre puntate che trovate sul Pastore Transumante, tutti i canali correlati, e sul canale YouTube con la playlist dedicata della CIA di Alessandria. Trovate altri temi che abbiamo toccato al volo oggi, come l'inserimento del cane in alpeggio, come la vendita legale attraverso il rilascio del certificato di pedigree, e ancora la convivenza in casa tra cane e bambino. Abbiamo fatto anche una puntata dimostrativa negli asili come attività di fattore didattica del tuo allevamento. Insomma, dal Pastore Transumante non ci si annoia mai, abbiamo tante cose da dirvi, lo faremo da qui a seguire, tante cose già abbiamo fatto. Scriveteci, chiamateci, veniteci a trovare a Sarezzano, frazione Vo, il Pastore Transumante. Poi c'è anche Cacao Meravigliao, Lagotto e adesso Mare in Mano, Abruzzese TV. Ma però c'è un grosso problema. Tanta gente viene qua, che conosce me, mi riconosce, ma poi mi chiede dove è Jenny? Quindi o dovremmo fare una mega sagoma di Jenny, così ti toccano. Tangibile, Maria, io la do, è vero, allora. È tangibile. E niente, quindi venite a trovare, magari prendiamo un appuntamento con lei, ti faccio un numero aziendale. Sì, prende l'appuntamento con lei. Comunque, grazie a tutti, sarà un anno ricco. Ecco, buon anno, perché lo stiamo... Buon 2023, buon 2000... puntata resta. Esatto, buon 2023. E niente, sicuramente vedrete le belle. Seguite anche dal vivo la Mare in Mano Abruzzese 2. Quindi abbiamo tantissimi progetti. D'ora in poi, ecco, seguiteci e noi saremo contenti di rivedervi e di darvi queste lunghissime pillole. Ciao. Ciao Dario, ciao. Oh,